andare verso la direzione della mobilità nuova. Naturalmente nel documento ci sono una serie di dati che analizzano lo stato della mobilità in Italia, inutile dire c'è uno squilibrio enorme verso il tutto auto, consumi energetici elevati, CO2, ma insicurezza stradale. Però io voglio sottolineare due punti positivi, perché noi ragioniamo in positivo, noi vogliamo fare le cose, vogliamo che le cose cambino. Innanzitutto un indice di motorizzazione che comincia anche nel nostro paese a calare. Siamo sempre molto alti rispetto al resto dell'Europa, ma questo è un indicatore che qualcosa si muove nella giusta direzione anche da noi. Secondo, un dato ISFOR preziosissimo da questo punto di vista, il 45% dei cittadini che si muove nelle città fa da 2 a 5 chilometri. Questo significa che c'è uno spazio sterminato di mobilità nuova fatta di pedoni, ciclisti e pendolari ai quali dobbiamo dare delle risposte, ma che in parte è anche una modifica dei comportamenti personali. Non sono solo leggi, regole o risorse, ma bisogna anche aver voglia di cambiare, e questa voglia di cambiare naturalmente credo l'avvertiamo tutti quanti. Il problema è che le istituzioni devono dare delle risposte o non frenare questa voglia di cambiamento, perché a volte il codice della strada, i sistemi telematici, il cavillo giuridico, il TAR che sospende, non so, a Roma dei provvedimenti importanti sembrano frenare questa voglia di cambiamento, e quello è quello che non vogliamo. Per andare in questa direzione noi chiediamo tre cose, cioè una premessa, chiediamo di comportarci con tre elementi fondamentali. Uno, non tutto passa attraverso delle norme, le innovazioni si fanno anche con delle sperimentazioni. Io ho visto più norme frenare le innovazioni che il contrario, però servono anche delle norme cornice che aiutino anche le novità e le innovazioni. Secondo, noi dobbiamo riorientare la spesa pubblica. Io trovo ancora grave che si aiuti l'autotrasporto e si tagli il trasporto pubblico locale, perché noi siamo ancora in questa situazione. Quindi anche qui sappiamo bene che le risorse pubbliche e anche quelle private sono scarse, ne dobbiamo fare un uso oculatissimo, dobbiamo però scegliere qual è la direzione, e quella che vedo non è ancora quella che va verso la mobilità nuova. Naturalmente vediamo segnali interessanti, disponibilità e cambiamenti in corso, però bisogna che poi tutto questo trovi una possibilità di essere letto anche nei documenti e nelle strategie ufficiali. Terzo, quindi regole molto snelle e cornice, riorientare la spesa pubblica, non aumentare la spesa pubblica. Volontà politica e coraggio per innovare, perché senza questa spinta tutto il resto sono anche parole abbastanza vuote.